Tanti auguri! Oggi fatto un anno! Spider-Man! Cristiano, tu ce la fai? La seconda metà c'era una mano, eh. C'è un cane lì dietro che sta rincorrendo mio. Sei tu? Ammazza, sei tu! Tanti auguri! Mamma mia. Ciao amici di YouTube, qui con voi e Shane Zoom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, 30 aprile, state vedendo questo video ovviamente dopo, è stato il primo compleanno della nostra cagnolina mia. Quella sono qui per fare questo video, ovviamente, con il padrone, con colui che ha voluto fortemente questo cane, Christian. Ciao ragazzi. Voglio, prima di iniziare con il video, mi raccomando, tanti mi piace per Mia, tanti mi piace per Shale Bumbo, per Christian, c'è fra, lasciando un bel mi piace, perché è la cosa più importante. Ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale, perché più del 50% non è iscritto al canale, quindi iscrivetevi. Non costa niente ragazzi. È gratis. Iscriviti, po', iscritto, attivate anche la campanella così vi arrivano le notifiche. Detto questo, caro Christian, siamo qui per raccontare questo nostro primo anno con Mia. In realtà Mia è nata il 30 aprile 2021 e 30 aprile 2022 ha fatto un anno. Noi abbiamo presa, erano due mesi, quindi giugno, fine io giugno. Io mi ricordo 54 giorni. 54 giorni aveva Mia, quindi non l'abbiamo presa subito all'inizio. Voglio raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza con un cane. Partiamo dall'inizio. Ho sempre avuto una paura fottuta dei cani. Io uscivo per strada e avevo paura dei cani, di qualsiasi cane, medio, piccolo, bassino, qualsiasi. Io avevo una paura fottuta perché tramite mia mamma, mio papà, mi era stata trasmessa questa paura per i cani. Ho conosciuto la mia ragazza più di un anno fa, dove lei ha un piccolo Yorkshire toy. Ma è bellissima, Mina, che salutiamo. Ciao Mina, che salutiamo questo video. Ti amo Mina. Anche io. E lei mi ha fatto conoscere la sua cagnolina. Ma la sua cagnolina, ragazzi, non diciamo, non abbaia. È bellissima, è una cosa spettacolare. È grande quanto col joystick. È grande quanto... è piccolissima, ma è uno spettacolo. E mi sono innamorato di quella cagnolina. Christian, uscito dall'ospedale, con tutta la situazione che aveva avuto, voleva questo cagnolino barra cagnolina. Allora, la mia prima scelta, sai qual era? Qual era la tua prima scelta? Dai, diciamo. Golden Retriever. Problema che c'ha Sano. Coccoloso in una maniera esagerata. Però è enorme. Cioè, girate, fa una cacata, fa una cacata tanta. Cioè, esagerato. Vogliamo dirlo? Noi avevamo pensato. Noi, sì. Vediamo se sto pensando la stessa cosa tua. Avevamo pensato di prendere un maltese. Ma noi lo stavamo proprio lo stavamo prendendo, ragazzi. Noi stavamo, prima di prendere una Beagle, noi stavamo prendendo un maltese. Che cosa fa lui? Lui si era fissato con questa tazza dei Beagle. No, perché bellissima. Noi siamo andati anche a vederli. Siamo andati a vederli, a me non piaceva. Poi siamo andati a vedere un maltese. Però era convinto, non gli piaceva. E ha detto, vabbè, aspettiamo un po'. Fatto sa che abbiamo visto un'altra Beagle. Lui era proprio bello. Si è innamorato di Mia, di questa Beagle. Dici pure tu, io. E era bellissima. L'abbiamo presa ed è entrata nella nostra famiglia. Vi stavo raccontando prima la mia paura per i cani. Grazie alla mia ragazza e grazie alla cagnolina che abbiamo preso, mi è passata la paura. Cioè, io amo tutti i cani. Sono cresciuto sotto questo punto di vista e ne vado fiero, perché prima avevo paura, oggi amo i cani, amo la mia cagnolina. Veramente mi piacciono tantissimo. Sono degli esseri speciali, veramente. Partiamo dal nome, perché il nome è sempre dovuto alla mia ragazza. La mia ragazza disse: la mia cagnolina si chiama Mina, perché non la metti Mia? Giustamente, cioè, uno si imbroglia pure. Mina, Mia. All'inizio ci stiamo pure un brugiano. Christian, eri d'accordo sul nome? Sì. Mia. Raga, abbiamo messo il nome Mia. Partiamo dal primo giorno, dove l'avete vista, dove ho fatto la sorpresa a Christian. Ragazzi, era un batuffo lì. Ragazzi, ciccio, la panzona, ricche, già cotoletta. Cosa è stato per te all'inizio? Allora, avere un beagle, avere un cagnolino per la prima volta? Non me lo posso mai dire. 24 giugno, io ero tutto entusiasta, cioè eravamo con le traversine, tutte ste robe. Andiamo, lei ci diceva, prego, questa è la tutta la stanza dei beagle. Ragazzi, l'unico beagle che saltava, diciamo, sulla sua cuccetta era lei, era Mia. Appena l'ho preso in braccio, mi ha pisciato. Esatto. Poi siamo andati in macchina e ha pisciato pure in macchina. E ha pure cagato. Allora, la prima sera tu non c'eri, tu eri partito per Milano. E lei è stato messo la cuccia. Cioè, no, sul divano. Sì, sul divano dormiva. Lei, ragazzi, era innamorata del divano. Vi ricordate all'inizio che era anche innamorata dei calzini? Purtroppo all'inizio è una neonata, tra virgolette, e faceva pipì e cacca dentro. Avevamo messo le traversine. Che cosa è successo con le traversine? Si mangiava. Si mangiava. Si mangiava le traversine. Quindi, cosa abbiamo pensato? La mia famiglia, io cosa ho pensato? Uomo e traversine, visto che abbiamo il piccolo terrazzino fuori, deve
deve capire che la pipì e la cacca la deve andare a fare fuori. Ma non la fa sul terrazzo. Non la fa sul terrazzo, la fa proprio fuori. Non l'ha capito subito. Però piano piano, dopo un anno, ovviamente sa tutto, l'abbiamo abituata. Allora, i primi mesi lei ha fatto conoscenza, ok? Ovviamente non la volevamo. Ha fatto la cattivona, ragazzi. Devo essere sincero, sono stati mesi infernali. Cacca, pipì, solo le mette il coppo di pane. Mangiava di tutto, prendeva i calzini dalle scarpe, se le portava in cucina. Era una passa guai. Dopo mesi si è calmata un po'. È riuscita, diciamo, a entrare nella famiglia. Dimmi tu che fa la mattina. Boh, non fa niente. Vogliamo dire quello che fa. Vai. Lei si sveglia verso le 7:30, 8, luci spinte e sveglia. Così si sveglia. Fa colazione. Poi va fuori. Pipì, cacca. Però dorme, non dentro. Dorme. Poi qualche salatino. Pranzo. Dorme. A passeggiata. Un po' gioca a pallone. Dorme. Sveglia. Fa cacca. Pipì. La sera entra dentro. Mangia. E dorme. Però quando vuole giocare, lei lo fa capire. Ed è molto, molto, molto giocatore. Oggi, se stanno in questi mesi, se sta il sole, lei si mette sdraiata al sole a dare video su sta coppa a spiaggia. Raga, considerazioni finali. Allora, poi vi lascio al vlog, vi lascio al compleanno di Mia. Allora, Mia è entrata nel nostro cuore, nel vostro cuore, nel cuore di Cristian, nel cuore della nostra famiglia. Ormai fa parte della nostra vita quotidiana. Mamma e papà non lo volevano. Noi l'abbiamo voluto e ora si sono affezionati anche i nostri genitori. Vi lasciamo al vlog. Ormai Mia fa parte di noi, è più forte di noi, la vogliamo troppo bene e la amiamo e l'amate anche voi, lo sappiamo, perché ragazzi cicciotti non è che accolato. Vi lasciamo al vlog, buona visione. Buongiorno, mi Napoli di quale buon ton, Simenate, Rindoriu. Buongiorno, oggi sento bene dall'aria. E basta ascoltare Gigi D'Alessio. Oggi 30 aprile, scusate le mie condizioni, è il compleanno della mia cagnolina Mia. Buongiorno! Auguri, tanti auguri, auguri, cazzo di piccolo. Auguri, tanti auguri, oggi ho fatto l'anno. Ma tu, papà ti ha fatto l'iPhone. Ma sta rombando i coglioni. Secondo me 2 giorni è passato di nuovo al Samsung. Questo telefono mi sta rombando i coglioni. Ma cazzo sei mangiando? Vai, andiamo, oggi per la ghiattona. Di solito da noi quando è domenica, lo sapete, mangiamo di tutto e di più. Ed è un giorno speciale. Anche per Mia la domenica è un giorno speciale. Ma oggi è sabato ed è il suo compleanno. Le faremo mangiare anche per lei qualcosa di speciale. Vero Mia? Tra poco mi preparo. Andiamo a comprare delle cose per i preparativi di stasera. La torta per i cani. Hanno detto che sta al negozio per i cani. La torta per i cani non lo sapevo. Io la conosco a Mia. Lei non sarà calma. Una volta si poteva fare, come è fatta? Gigante! Da bigo cigano! Oh, andiamo, vieni! Oh, che cazzo hai preso? Ho preso il fazzoletto col mio raffreddore, madonna mia. Il vizio di prendere i fazzoletti. I calzini no, i calzini non più. Ma i fazzoletti, da pigliare. Ora si piglia il fazzoletto che tengo un raffreddore. Ci vediamo dopo, ci prepariamo e vi faccio vedere delle cose. Abbiamo comprato diverse cose per il compleanno di Mia. Ringrazio sempre Antonia, Giulia, Ferdinando II per le riprese, grazie. Allora, abbiamo comprato dei cappellini con il numero 1, ovviamente, per il primo compleanno di Mia. Dei palloncini con delle cose per cagnolina femmina, ovviamente, anche se Mia parlano maschi, ma questi sono dettagli. La torta, tortino con riso soffiato, patè, voilà, flambé, salmone e mirtilli. Amo, se la vuoi assaggiare dopo tu, così provi e testi com'è. Nuovo osso, che fa anche rumore, Mia ama le ossa, quelle finte, ovviamente, di gomma. E poi abbiamo preso il manzo e tacchino, quindi facciamo fare anche un pranzetto speciale. Allora, orario di pranzo, Mia ha visto l'osso. Jump! Che? Oggi speso un po' per i soldi! Che fai? Vuoi vedere come fa? Però abbiamo la pappa nuova. La pappa? La pappa! Dammi la zampa! Oh, oh! Sei tu! Ammazza, sei tu! Maro, come fa? Dagli la mano a Enz! Dammi la zampa! Maron! E che pappa! Allora, ci mettiamo anche 2 croccantini. E c'avevo un ragazzo di fame, voglio. È piaciuto assai, andala, va. Fatta piazza pulita da ratti. Così bevi Mia. Io lo sapevo, ho detto, mo lo prendo Mia, se sallec pure il buff. E così è stato. Ma stasera gli diamo stasera, il resto, dai. Stasera ci diamo il resto di manzo e tacchino con altri croccantini. Andiamo a fare la passeggiata. Giornata speciale. Tu non vedi l'ora, Spider-Man, di fare la passeggiata. Cristian, come fa? Guardate, ragazzi. Andiamo, andiamo, vieni. Mi è andato di là. E De Cristiano sta ancora qua. Ma torna. Esatto. E piange. Raga, mosciamo. Andiamo, andiamo a fare passeggiata. Ma che cazzo di non riesco a prendere. Vieni qua. Vieni a fare passeggiata. Andiamo. Un dopo.
Aiù, per giocare due minuti con il cane di mia cugina, Mia si è stancata nella lingua fornuccia facciù. Ma che cazzo sta passando? Mia! Ma che cazzo dire sta lingua? No, ma la salita la porto un po' in braccio. La salita la portiamo in braccio? No. Già facciù, qua sta morendo. Una cagnolina, cazzo. Guarda, un cammino dritto. Cammino tutta sto. Condizione attuale. C'è Cristian che ha preso in braccio Mia. Mia non ce la fa più. Cristiano, tu ce la fai? La seconda metà c'era una mano, eh. Lì, ma devi cammare a pelo, sai, questo orecchio a coda letto. E si può cammare a pelo, vai giù. Oh cazzo. Ma. Hai un baraffui, inshallah. Sapatore, piglia la mazza, piglia la mazza. C'è un cane lì dietro che sta rincorrendo Mia. Oh, ti prendo con la mazza, e via. Non la puoi avere, Mia, capite? È solo Mia. Mia, vattene via, Mia. Ma quanto cazzo bevi? Ragazzi, ora facciamo tutti i preparativi per la torta di Mia. Ci facciamo pure la canzone. Dopo la passeggiata, dopo aver bevuto 6 litri di acqua, dopo il riposo, abbiamo cercato di creare una torta. Quella che avevo preso oggi, riso soffiato, cheesecake di mirtilli, una cosa, diciamo, mi sauguri. E uno, abbiamo preso due palloncini, la grande pappa croccantini, con le tacchini si è leccato per il baffo. Ora la facciamo mangiare e poi spegniamo la candelina. Ma andiamo. Accendiamo la candelina. Aspetta, aspetta, via! Tagli auguri a te, tagli auguri a te, a mia, tagli auguri a te! Spegni! Auguri! Auguri mia! Soffia! Ucciso, zitto! Auguri mia! Come famo? Mo da mangiare sta roba. Mamma mia, che si sa mangi pure il prezzo. Che si sa che mamma, mamma mia, mia. Quanta cacca che fa? A mezzanotte. Non pensavo che ci sia pure il mirtillo. Bastia! Va a cagamo! Andiamo a fare la cacca, vabbè. Ragazzi, io penso che Mia, più di questo, cioè il Giudim fa, è rimasta troppo contenta. E questa è la cosa più importante. Anche i cani hanno un cuore. Lo so che con questo cappellino siamo un po' ridicoli, però dettagli. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Avete visto quanto cavolo era contenta con quel cappellino fatto? Soffia mia. Quando fa è felice. Secondo me l'ha capito che era il suo compleanno. Oppure ha capito che era qualcosa di importante. Il video finisce qua. Vi ringraziamo per la visione. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, ragazzi, ovviamente. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Da me, da Cristian e dal primo compleanno. Da ragazzi cicciottini, ragazzi Giulini. Ragazzi Mia. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a Ciao ragazzi. Ciao. E viva i cani. Ciao. Ricchio a culo letto.